moto, strada, cibo, cibo, strada, moto. E questo è stato il nostro viaggio, però questo doveva essere, e quindi questo è stato. Crossover sono un ponte tra il mondo dell'enduro e quello della strada. È per questo motivo che per la nostra maxi comparativa 2015 attraverso l'Emilia-Romagna in un tour gastronomico e motoristico abbiamo scelto come punto di partenza proprio un ponte. Si tratta del Ponte Gobbo di Bobbio, in provincia di Piacenza. I can hear your fear standing here in front of me. Un crossover deve avere delle attitudini turistiche, ma un po' deve anche divertire. Per noi piacentini, per noi della Val Trebbia, se prendi sulla moto o andato al ritorno, cioè sul passaggino al penis lo devi fare, nel senso che è quasi un timbrare il cartellino del motociclista. Le 8 partecipanti alla nostra comparativa crossover possono essere divise in due gruppi. Da una parte le giapponesi, quindi Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha, che sono molto simili tra di loro. Sono moto bilanciate, comode, morbide di sospensioni, abbastanza allineate nel prezzo. L'unica voce fuori dal coro è la grande novità del 2015, e cioè la Yamaha Tracer, che ha un prezzo molto basso, molto aggressivo, sotto i 10.000 euro chiave in mano, e soprattutto ha una vocazione sportiva, forse un filo troppo per il segmento crossover. Ad alcuni è piaciuta tantissimo, altri invece hanno preferito la morbidezza delle sue sorelle giapponesi. Le altre 4 pretendenti al titolo invece sono molto diverse tra loro, e questa è una caratteristica delle moto europee, di avere una personalità molto forte. Magari non hanno l'equilibrio delle moto giapponesi, magari hanno qualche difetto in più, però arrivano più facilmente al cuore del motociclista. MV Agusta ha un motore pazzesco, molto impegnativa, o la ami o la odi. Ducati ha secondo me il motore più bello tra le moto in prova, non solo per il sound ma anche per la spinta. Io credo che l'821 sia forse il motore più piacevole che in questo momento sappiano fare a Borgo Panigale. E poi c'è Triumph, che sembra una moto con un'estetica un po' datata, magari anche un po' goffa nelle dimensioni, però è una grandissima sorpresa, perché ha un motore dolcissimo e soprattutto ha una ciclistica che unisce come poche altre l'equilibrio delle giapponesi e la sportività invece tipica un po' delle moto europee. E infine c'è KTM, la moto è protettiva, vibra poco, però la sella un pochettino alta e scalda un po' il motore, per cui da quel punto di vista puramente turistico forse le giapponesi hanno qualcosina in più, però il carattere, l'equilibrio e l'esuberanza del motore sono un biglietto da visita impagabile.
L'Emilia Romagna si presenta benissimo. Oggi primo giorno nel Piacentino, ottimo cibo, bellissime strade e un passo mitico, quello del Penice, dove abbiamo già spremuto il carattere e il motore delle nostre 8 crossover. Adesso siamo a Piazza dei Cavalli, nella centralissima piazza di Piacenza, che prende il nome dalle due statue equestri, le più belle d'Europa, che fanno da cornice a Palazzo Gotico. È da qui, da Piacenza, da questo capoluogo, che parte il nostro tour che si srotola lungo la Via Emilia fino a Rimini. Secondo giorno della maxi comparativa motociclismo in Emilia Romagna, oggi tutta dedicata alla provincia di Parma. Su come vadano le moto ancora le idee non sono proprio chiare, ma su come sono fatte sì. Ne abbiamo due a 4 cilindri e sono Honda e Kawasaki, 3 a 3 cilindri Triumph, Yamaha ed MV Agusta e 2 bicilindriche KTM Suzuki. Ne manca solo una da menzionare ed è la Ducati. Abbiamo scelto Busseto, Piazza Giuseppe Verdi e le terre di questo notissimo compositore per premiare un altro orgoglio italiano, ma potremmo dire un altro orgoglio emiliano, come il bicilindrico testa stretta 11 gradi della Iperstrada. La sinfonia più bella è sicuramente la sua. Parma è una città bellissima, vivibilissima e per come abbiamo potuto anche constatare col gruppo, dove si mangia molto bene. Ci sono tanti prodotti tipici buoni, riconosciuti in tutto il mondo. Di chi è lo spaccaballe? Io! Il passo del Penice, imbriamo anche la Cisa. Lo riconoscete? È Don Camillo. E siamo a Brescello, nella piazza centrale, davanti alla sua parrocchia. Dall'altra parte, davanti al municipio, la statua del sindaco Peppone e in mezzo le nostre 8 crossover. Perché abbiamo messo davanti Yamaha e KTM? Perché oggi, terzo giorno nel Reggiano, abbiamo già le idee più chiare. Adventure, un carattere molto forte, ma non è da meno quello della Tracer. Insomma, queste due personalità sono superiori a quelle delle 6 moto concorrenti. Un po' come Don Camillo e Peppone, le due moto sono rivali, si fronteggiano, ma si rispettano. So I fall into your madness and I feel so satisfied. I have someone to kill for. Yes, I have someone to love. C'è stato un filo conduttore del cibo dall'inizio alla fine che è il salume, perché dal salame alla coppa piacentina, alla mortadella di Bologna, al salame di felino, al culatello, poi tutti i piatti tipici che abbiamo incontrato, che ormai ne abbiamo mangiati talmente tanti che to your secrets, pull me down, your heart's on fire. La visita al caseificio Scalabrini di Bibbiano è stata emozionante.
perché un conto è parlare del parmigiano che conosciamo tutti, ma un conto è vedere centinaia di forme impilate come queste qua. E poi assaggiarlo da una forma appena aperta è un'esperienza indimenticabile, buonissimo, profumato. Sala del Consiglio di Reggio Emilia. È qui che nel 1797 è nato il tricolore. Non poteva esserci location più adatta per il test team per prendere decisioni molto molto importanti. Questa è stata anche un'altra conferma di quanto è bello creare gruppo tra i motociclisti, bellissimo, guarda. Eh sì, ci ho fatto caso. È un'abitudine. Anche quelle sono scelte.